Vai. William Viali, seconda partita del Comunale, seconda vittoria per Fiorenzuola, ci voleva anche dopo la sconfitta di domenica scorsa. Sì, assolutamente, ci credevamo molto a vincere oggi e onestamente eravamo partiti anche bene, abbiamo fatto una mezz'ora discreta, siamo andati in vantaggio, però inspiegabilmente dopo il vantaggio abbiamo fatto l'ultimo quarto d'ora del primo tempo con un blackout clamoroso, siamo riusciti a subire due gol e a concedere altre due o tre situazioni veramente clamorose. Ero preoccupato fino al primo tempo, ci siamo confrontati, abbiamo avuto un bel confronto, diciamo così. E secondo tempo è la dimostrazione di quello, secondo me, che hanno dentro questi ragazzi, nel senso che l'intervallo è stato un bivio importante. O si aveva una reazione come quella che hanno avuto i ragazzi o si rischiava magari una brutta figura. Quindi sono molto contento della reazione dei ragazzi perché dimostrano di avere veramente dei valori importanti, soprattutto sotto l'aspetto umano, che è la cosa fondamentale per poter crescere e migliorare. Ecco, hai dato una chance dal primo minuto a Rosi, ti ha ripiegato con due gol, ha inserito Lucci dalla panchina, ha segnato un gol e ha propiziato il gol del 3-2. Sicuramente mi ha dato grossa soddisfazione, perché comunque fare le scelte, lo dicevo in settimana, scegliere con dei ragazzi che lavorano così bene non è facile, mi tocca lasciare fuori anche in tribuna giocatori che si stanno allenando bene, però è normale che i giocatori che gli do la possibilità sia dall'inizio che in corsa fanno prestazioni del genere, mi confortano, nel senso che danno forza alle mie scelte, questo aiuta a far crescere il gruppo e avere più di 11 giocatori importanti, perché dovremo, il mio compito è cercare di mettere tutti in pista. Logicamente per metterli tutti eventi ci vuole un po' di tempo, però l'obiettivo è sempre quello, per cercare di trovare un gruppo veramente positivo.